divide. Torna, avrà la sua vendetta. Io sono la vendetta. Io sono l'alfa e l'omega. Togla. Ce n'è da qui! Sta per esplodere! Ah! I miei occhiali! Eh? Bentley! Ti salverò io! Prendimi! Non riesco a camminare! Avanti, Sly! Andiamocene da qui! Così eravamo giunti alla fine. La banda Claw era stata sconfitta e le parti di Clockwork erano state disperse dall'esplosione. Però, nonostante l'esplosione, erano rimaste intatte. Sembrava che niente potesse distruggerle. Carmelita si maledisse per non essere arrivata in tempo per sparare a Clockla. Così sfogò la sua rabbia sull'oggetto più vicino. Il chip dell'odio. In un attimo fu tutto finito. Senza quel pezzo fondamentale dell'essenza di Clockwork, non restava più nulla. Le sue parti invecchiarono davanti ai nostri occhi, come se il tempo avesse sconfitto l'antico uccello. È buffo che sia stata proprio Carmelita, un agente di polizia, ad annullare la maledizione che gravava sulla famiglia Cooper. Clockwork non sarebbe mai più riapparso a minacciare me o i miei figli. Ligia al dovere, Carmelita dichiarò che eravamo tutti in arresto. Diedi uno sguardo ai miei amici e capì che non potevano fuggire. Così mi offrì di arrendermi in cambio della loro libertà. Certo erano piuttosto malconci, ma rimasi sorpreso, quasi di stucco, quando li vidi andar via senza prendere con sé l'attrezzatura. Erano più feriti di quanto pensassi. Stavano soffrendo. La vecchia unità di Carmelita arrivò in fretta. Consegnandomi a loro dimostrava la sua innocenza, guadagnando persino una meritata promozione. Era il minimo che potessi fare. Durante il viaggio verso la centrale, all'inizio rimanemmo in silenzio, studiandoci a vicenda. Poi, quando capì di avermi catturato sul serio, lei si rilassò e iniziammo a parlare. Ci raccontammo le nostre avventure. Chiacchierando ci facemmo persino qualche risata. E poi continuammo a parlare, di tutto. Arte, libri, musica. Sembrava un primo appuntamento. Mi mostrò anche una bottiglia di vino che conservava per la speciale occasione del mio arresto. Mi si strinse il cuore quando si accorse che il nostro breve volo sulla città durava già da 2 ore. Io l'avevo capito perché vidi passare la Torre Eiffel nei finestrini 17 volte. Così andò dal pilota a informarsi. A quanto pare i miei amici mi avevano fatto un regalo di commiato prima del decollo. Fluttuando nella brezza notturna sentii debolissima la voce di Carmelita. Cooper, io ti troverò! Ci rivedremo presto, sacco di pulci!